Vogliamo fiumi e mare puliti, e questa è la lettera aperta alle autorità e agli enti competenti per la questione inquinamento di Pescara. Una giornata che ha visto confrontarsi pubblicamente associazioni ambientaliste, pubblica amministrazione, categorie di settore e cittadini. Obiettivo: avviare un piano congiunto per avviare al più presto le operazioni per la depurazione e in tempo per la stagione turistica alle porte. Ci siamo riuniti appunto oggi per richiedere alla politica di mettere in campo immediatamente delle azioni volte di qui ai prossimi anni al risanamento dei fiumi e del nostro mare. Anche il sindaco di Pescara presenzia all'incontro e spiega come la sua voce si aggiunga a chi chiede più controllo e più sostegno per trovare soluzione ad un problema ormai di vecchia data. Il sindaco di Pescara è qui nella versione non di governo ma di lotta, perché riteniamo che l'inquinamento del fiume Pescara in qualche modo lo patisce la città di Pescara, con l'idea che il fiume è legato alla qualità delle acque del mare, dunque investe profili di balneabilità, di turismo, di competitività del sistema Pescara, per questo ci è sembrato opportuno essere qui. Sono proprio i balneatori a registrare il danno più ingente, come è successo la scorsa stagione. Beh, noi già stiamo subendo il danno. Adesso però non è che possiamo stare a dire la colpa dell'uno e dell'altro, dobbiamo attivarci subito per rendere balneabile il nostro mare. Noi questa mattina presentiamo una proposta di pronto intervento da dare alla Regione Abruzzo e attivare subito le iniziative, in modo che appena dopo il mese di aprile possiamo ridare la balneabilità alla città di Pescara. Poi attiviamo subito un'attività, un sit-in presso il Ministero delle Infrastrutture, dove attualmente è ferma la parte dell'apertura della diga foranea, e nel contempo chiediamo alla Regione Abruzzo di starci a fianco, perché questo problema non può essere della categoria, è un problema di tutta la città nonché della Regione.